Questa qui, questa qui, l'altra. Dobbiamo andare a vedere un po'. Quale? La grigia e l'altra. Guarda che bella quella felpa bianca. Dopo quella con la felpa bianca. Ecco, dopo questa qui. No, non ci credo. Ragazzi, devo dirvi una cosa importante. Che succede? Oddio, avete presente adesso il suo che mi piace? Ha scritto a Benedetta grazie per ieri pomeriggio, con il cuore rosso. Sì, oddio, devo andare di qua a Simone per forza. Simone! Simone! Simone, vieni qua. Mamma. Allora, ti ricordi, c'è Alessandro, il colpo. Benedetta, grazie per il pomeriggio, con un cuore rosso. Vai, rosso rosso. Va bene, se rosso, non sarà mai. Ma c'è anche un punto di sospensione. Chissà quale avranno scritto l'altro. Ma perché io potete non lo so. Non lo so. Vai a parlare, scusami. Infatti. Ale, vieni qui. Bella cosa. Forte! Va. Vedi con quella che mi piace. Mandi cuoricini, mandi puntini, ti vedi il pomeriggio. No, lasciami spiegare, non è successo niente. Non è successo niente. No, è un rapporto confidenziale tra noi. Confidenziale? Tanti così, eh. Sì. Non è successo niente. Non è successo niente, però non è successo niente. Qualcosa però sta succedendo. No, no, Simo, dai. Io invece no, no, Ale. Ale, no. No, Simo. La miseria, addirittura. Resto sì. Ciao ragazzi. Ok, queste sono per voi. Per voi, alle letture. Ok, allora, ricapitolando, loro si stavano picchiando e voi siete, come dire, cretine. Ma si può sapere che sta succedendo qui? Vuole il coraggio di chiederlo? Sì. Va bene, dai, va su. Cosa ho fatto? Vuoi che te lo spiego da capo? Sì, grazie. Ok, ammetto che ieri prima ho guardato il tuo cellulare. Cosa? Tu hai fatto cosa? Ma come ti sei permessa? Sì, cosa hai visto? Ho visto che Alessia ti ha scritto grazie per ieri pomeriggio con un cuore rosso. E allora? Qual è il problema? Ma un cuore rosso non lo mandi a un amico qualsiasi. Che confidenza avete? Ma nessuna, cioè siamo... E allora perché ti ha ringraziato per ieri pomeriggio? Non hai scuse, non hai scuse. Come? Prendi questa, non te la perdo, basta, mi hai deluso. Un attimo. Come? Sono stata appena tagliata fuori dal gruppo, giusto? Cioè, mi hanno praticamente trattata come una traditrice. Quando poi, diciamocelo, le traditrici sono loro, eh. Alessia, ma come si è permessa guardare il mio cellulare? Ma io mi fidavo di lei, pensavo fossimo amiche. Cioè, eravamo amiche. E addirittura è andata a dire a tutte le altre questa storia. Ma non abbiamo fatto niente, è soltanto un messaggio di ringraziamento. Ieri ho aiutato Alessio a studiare, è vero? Che problema? Ma non lo so, veramente, non riesco a capirle. E adesso dovrei perdonarle. No, mai, neanche se mi chiede scusa in ginocchio, neanche in un confessionale. Ecco, sì. A proposito di un confessionale. Cos'è che abbiamo detto giusto l'altro giorno? Perdonare è importante. Sì, vabbè, è importante, ho capito, però con quel che ha fatto. Però dobbiamo imparare a perdonare. È come durante la confessione. Tutte le volte io mi sento molto meglio quando sono stata perdonata, quando sento che nonostante tutto c'è ancora qualcuno che mi vuole bene. E anche se è difficile, come Gesù, no? C'è scritto in tutti gli oratori,
È quello che dobbiamo fare, dobbiamo imparare a essere come Gesù, dobbiamo imparare a perdonare come fa lui. Sì, però no, non è possibile, non è possibile, non è possibile, con tutto quello che ha fatto. Sì, anche con tutto quello che ha fatto. Devo assolutamente perdonarla, anzi no, voglio perdonarla. Voglio perdonarla perché è mia amica e per me è importante. Ale, posso parlare con te? Sì. Vorresti capire cosa è successo? Dimmi cosa è successo. Senti, ieri pomeriggio, è vero, io e Alessio ci siamo visti. Sì, ma aspetta, è perché lui aveva bisogno di aiuto per studiare. Sai, ha qualche materia sotto e... Io lo so. Quindi niente, tu sei un ragazzo gentile, no? E quindi... Mi dispiace. Scusa, mi pensavo... Sono corsa subito alle conclusioni, mi dispiace. Ora signore, dobbiamo parlare. Ragazze. Ciao. Ah, cos'è che vuoi? Sì, si sa che era successo, ma... mi ha detto che c'è stato un fraintendimento, nel senso che io, è vero, ieri sono andata da Alessio, ma per aiutarlo a studiare, sai che ha qualche materia sotto, no? Qualche. E niente, quindi mi ha ringraziata, che probabilmente nel resto del messaggio avrà scritto qualcos'altro, ma di certo nulla di che. Io sono saltata subito alle conclusioni, quindi mi dispiace. Bella. Ciao. Aspetta che ti ragazzi, ciao. Dottore.